Buonasera, benvenuti a Replay, sono le ore 21 dallo studio centrale di TV6. Entusiasmante e vincente ad Udine contro il Pordenone, meno brillante ma vincente con il Cosenza, deludente invece ieri a Chiavari contro l'Entella. Sarebbe ingiusto dire che l'effetto Le Grottaglie è già finito, perché il tecnico biancoazzurro ha riconosciuto i difetti della squadra nella partita di ieri, però davanti a sé ancora un cammino lungo. Il titolo di questa sera, Pescara infedele, che il nostro Maurizio Daguì ci propone, è relativo al fatto che la squadra presenta ancora alti e bassi, quindi tradisce un po' le aspettative dei tifosi, ma è relativo anche al fatto che si è creato un clima di tensione relativo a questa contestazione che c'è intorno alla società. Quindi una tensione che non fa bene all'intero ambiente. Saranno questi gli argomenti della serata, quindi dedicheremo la prima mezz'ora all'aspetto tecnico del Pescara, che venerdì scenderà in campo contro il Cittadella nell'anticipo delle ore 21, e anche a questa situazione ambientale precaria, quindi c'è un tipo di infedeltà che nuoce verso i colori bianco-azzurri. I nostri ospiti, il team manager della Delfino Pescara, Andrea Gessa. Buonasera e grazie per la presenza, Andrea. Buonasera. Ritroviamo con piacere al suo fianco l'ex parlamentare Gianluca Fusilli. Buonasera Gianluca, ben rivisto. Così come un bentornato in questi studi do al collega di Tutto Sport Ivano Di Sciascio. Buonasera Ivano. Ciao Enrico, buonasera. Un bentornato anche a Paolo Sinibaldi. Buonasera a Ciao Paolo. Enrico. Un ben rivisto anche a Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera. Mancano i nostri compagni di viaggio, Antonio De Leonardis e Francesco Di Francesco. Sono in infermeria, torneranno al più presto, quindi sono in convalescenza. Saranno con noi dalle prossime puntate. Allora, Pescara infedele, troppi alti e bassi anche con la gestione delle Grottaglie, una squadra che presenta ancora difetti di fabbrica, li definiamo, adesso analizzeremo quanto è accaduto ieri ad Entella. Vorrei partire subito da Ivano Di Sciascio. Insomma, le Grottaglie, come dicevo in apertura, aveva entusiasmato con la sua squadra ad Udine, poi c'è stato un calo soprattutto nel primo tempo con il Cosenza, però lì si era vinto grazie ad un buon secondo tempo. Ieri si è tornati un po' all'antica. Allora qual è il vero volto del Pescara, Ivano? Secondo me non è cambiato nulla, cioè la mancanza di continuità che il Pescara aveva palesato anche con la gestione Zauri si ripresenta. È una squadra che non riesce a dare continuità ai risultati. Probabilmente deve essere anche molto sollecitata, perché a Udine comunque era una partita delle responsabilità, perché via l'alibi Zauri la squadra di fronte alle responsabilità ha risposto. Cosenza è una partita molto particolare, dove comunque la partita stessa ha creato delle motivazioni particolari, l'andamento, la prima in casa delle Grottaglie, ieri mi è sembrata una squadra che ha voluto un po' come dire, cominciare a gestire, quindi diversa da quella col Cosenza, soprattutto il primo tempo ha cercato di gestire, però non ha trovato sbocco, non ha trovato situazioni pericolose. È vero pure che se noi guardiamo la squadra che ha giocato a Udine contro il Pordenone, quella di ieri era orfana di due giocatori di quell'11, ovvero Palmiere e Machin. E sai, la cifra tecnica di due giocatori del genere è notevole, quindi bisogna anche pesare queste situazioni. Non ultimo, credo che comunque il mercato è finito, però i problemi ci sono, cioè questa è una squadra che è assolutamente indebolita rispetto a quella che era. Soluzioni non sono state trovate, quelle che c'erano purtroppo, vedi Pucciarelli, è già tanta carne al fuoco, quindi gli argomenti... sì, no, per dire un sì, po', certo, il quadro è questo, cioè la situazione, ripeto, io non dico che è preoccupante, però bisogna stare attenti quest'anno, secondo me, perché ci sono tante dinamiche in questo momento non positive che possono essere così, possono diventare poco facili da gestire. Gianluca Fusilli, tifoso, ex tifoso della Curva Nord, si è rimasto tifoso poi dalla tribuna, seguito questa squadra per decenni, le continui a seguire. Ex solo in Parlamento, in Curva Nord, quando posso vado ancora. Torni ancora in Curva Nord? Quando posso sì. Bene. Ed è anche bello, no? Guardare la partita da lì. Non riesco a vederla in posto diverso, ho provato in tribuna ma mi addormento. Vabbè, lì dipende dalla partita, non dipende dal settore forse. Comunque volevo chiederti... luci e ombre
che stanno caratterizzando questo campionato. Che aggettivo puoi usare per definire finora il cammino del Pescara? Ma sono assolutamente d'accordo con quello che dicevano prima, assolutamente in continuità anche la gestione delle grottaglie. E non per citare, come dire, il cuore, ma la definizione di Galeone, che ha detto è un Pescara che non capisco, che non comprendo, credo schizofrenico, credo che sia corretta. Io non sottovaluterei tanto la partita di ieri, perché la partita di ieri rischiava e poteva essere uno snodo positivo, perché ottenere un risultato positivo con l'Entella avrebbe dato continuità ai risultati e anche la tensione dell'ambiente si sarebbe stemperata. Il fatto che l'abbiano affrontata, ma per loro stessa ammissione, i nostri giocatori, cosa che devo dire, le interviste di fine gara mi hanno anche un po' infastidito, perché tipo? Ma io poi ho letto i resoconti sui quotidiani locali, ma sentir dire un giocatore esperto come Maniero non l'abbiamo affrontata bene, eravamo molli in campo, che ci siete andati voi in campo, non è che ci siamo andati noi, va bene l'autocritica, ma credo che sia insufficiente. Spero solo che si possa, abbiamo già vissuto nella storia del Pescara tante volte questi momenti. Io ricordo, lì andai con mio figlio in trasferta nella curva dedicata ai tifosi ospiti, la trasferta di Terni con Oddo, non so se la ricordo. Come no? Una partita pessima, una sconfitta 1-0, sembrava tutto finito. Da lì ripartì, diciamo, un campionato diverso. Speriamo. Che poi a fine partita voleva dimettersi. Sì, ricordo che lungo il ritorno in macchina in due, nel mio intimo quasi quasi me lo auguravo. Ma associ questa gara perché? No, non lo faccio per scaramanzia. Ah, quindi di iniziare un nuovo ciclo. Esatto, potrebbe essere, come dire, una sferzata positiva, perché obiettivamente ieri la partita è stata, lo dico con grande rispetto per chi ha partecipato in campo e in panchina, imbarazzante. Perché intanto il clima del campo di Entella, voglio dire, quasi da amichevole, non si può dire che c'era, come dire, il pubblico di casa che trascinava. Anche la cifra tecnica degli avversari obiettivamente non era straordinaria, credo che ci sarebbero state tutte le possibilità di fare molto meglio. Riccardo, ti trovi d'accordo con le prime valutazioni? Vuoi aggiungere un qualcosa? Molti sostengono che è già finito l'effetto del nuovo allenatore, oppure no? Ma guarda, io in questo momento l'allenatore lo lascerei un attimino da parte, come non erano meriti e demeriti di Zauri, credo che non siano meriti e demeriti di Grottaglie. La squadra è visibilmente indebolita, parlo dell'ultima partita, perché senza Palmiero e senza Machine perdi proprio nei giocatori che hanno con Galano maggior talento, e su tre ne perdi due, la squadra fa fatica. Credo che l'attaccante, a prescindere dalle dichiarazioni di Maniero, sia diventato veramente un problema, nel senso che noi facciamo fatica ad andare in avanti, e quando ci andiamo facciamo fatica a finalizzare, perché Maniero, con Andrea sa quanto io sono amico con Riccardo, è un buon giocatore, però devo dire che non è più quel giocatore che alla sua età, ha un suo passato glorioso tra l'altro, è un giocatore che magari gli ultimi 20-30 minuti ti può risolvere la partita. Giocare in continuità titolare in una squadra che potenzialmente voleva fare un campionato diverso, credo che l'attaccante diventi, e il fatto che il mercato non abbia offerto o non siamo riusciti a prendere in qualche modo un attaccante, diventa un problema, perché ieri centrocampo e attacco male, male, difesa ancora, al di là dei due episodi su cui io, avete letto tutti che è rigore netto, il adesso primo siete i commenti, lo rivedremo per la cronaca. Io sul fatto che sia proprio sto rigore così netto, che onestamente, al primo vale, non ne sono d'accordo. Prima però di sentire Paolo e Andrea Gessa, vado in regia a salutare Andrea Costantini, perché oggi è una giornata ricca di notizie anche per diversi esoneri. Andrea. Sì, Enrico, buonasera. Intanto si sta giocando in Serie B il posticipo della Recchi tra Salernitana e Trapani, 0-0 il punteggio. Si gioca il big match anche nel girone C di Serie C, 0-0 tra Regina e Ternana. Poi sono sistemati, diciamo così, due allenatori che erano in ballo per il Pescara quando ci sono state le dimissioni di Luciano Zauri. Una sistemazione ufficiale è quella di Gigi Di Biagio, che ha preso il posto
posto di Leonardo Semplici alla SPAL in Serie A. Oggi ha diretto il primo allenamento, domani ci sarà la presentazione, ha firmato un contratto fino al prossimo giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza. E poi Bepi Pillon che viaggia verso Cosenza, in questo caso c'è l'ufficialità solo dell'esonero del tecnico cosentino Piero Braglia, però domani, se tutto va come è nelle attese, Pillon firmerà il contratto con il Cosenza, anche lui fino a giugno 2020 con rinnovo automatico in caso di salvezza. Poi per quanto riguarda la squadra Ricco si attendono esami per Grigoris Castanos che ieri ha riportato un infortunio muscolare ai flessori e quindi si è in attesa di ulteriori esami. A te. Poi ti daremo la linea anche per avere qualche novità eventualmente di mercato, quindi diamo il bentornato a Pillon nel calcio che conta. Riprendiamo con i discorsi precedenti Paolo Sinibaldi che spesso commenta le partite qui dallo studio. Insomma, è cambiato poco nel rendimento generale della squadra, perché anche con Zauri c'erano state delle buone prestazioni, negative le ultime, con le Grottaglie si è ripartiti bene, però le Grottaglie mostra ancora una convinzione nel pensare che questa squadra può rialzarsi anche in fretta. Sono abbastanza d'accordo con quello che ho sentito dagli altri ospiti, però è una visione un po' diversa da quella che era stata data dopo Pordenone, dopo Cosenza, perché in quel caso io ho sentito moltissimo parlare di effetto Le Grottaglie. Oggi invece, e sono d'accordo, sento dire che tutto sommato tra Zauri e Le Grottaglie non è cambiato molto, perché alla fine questo è lo stesso Pescara di sempre, anche se non abbiamo più Machine. Io credo che la verità, come sempre, sta un po' nel mezzo, perché a guardare bene le partite, ma voi siete sicuramente molto più attenti, visto che magari spesso le commentate proprio dal vivo, anche contro il Cosenza c'erano stati dei problemi a mio giudizio evidenti, perché è chiaro che poi basarsi sugli ultimi 20 minuti, su quella clamorosa forza di gruppo, di compattezza, forse è una visione. Scusami, un po' parziale. Paolo, Andrea, hai cambiato il risultato a Salerno? Ecco Andrea, forse non mi sente. Paolo, scusami. Sì, intanto noi vediamo anche altri monitor. No, comunque io credo che si debba un attimo controllare anche l'andamento delle partite oltre al risultato, perché anche contro il Cosenza io avevo sentito commenti, a mio giudizio, esageratamente positivi, quando invece per 60 minuti... Ecco, è tornato. E ti confermo, Salernitana in vantaggio con rete di Djuric, in questo momento la Salernitana salirebbe a meno uno dal secondo posto. Bene, grazie. Quindi insomma, come sempre, manca l'equilibrio. Anche contro il Cosenza c'erano stati evidenti problemi per i primi 50-60 minuti, poi la squadra aveva dato una bella forza di compattezza. Quindi io non direi né cose clamorosamente positive come ho sentito contro il Pordenone, né cose clamorosamente negative dopo la sconfitta contro l'Entella. La verità è che il Pescara è questo. Inoltre non abbiamo un giocatore fondamentale come Machin, ma qui ormai parliamo di un altro aspetto. Allora, Andrea Gessi, hai sentito un po' le versioni, tanti argomenti, d'altronde siete a conoscenza dei pareri che si esprimono sia attraverso gli organi di stampa, sia nell'intero ambiente. E come state vivendo questo nuovo momento con la gestione Le Grottaglie? Cioè ci sono delle analogie con la vecchia gestione Zauri, non parlo sotto il profilo tecnico-tattico, parlo di assorbire anche questi colpi negativi, che poi ieri è stato il primo per Le Grottaglie. Ma sicuramente il mister ha portato quella tranquillità che forse in quel momento era necessaria, non che Luciano non la trasmettesse, ma l'ambiente purtroppo era un po' compromesso e, come si sa, in quel momento lì forse anche lui stesso ha, per il bene del Pescara, ha cercato di fare un passo indietro. Ecco, ma di tutte le cose che sono state dette finora, ti trovi d'accordo? C'è qualcosa che vuoi puntualizzare? Ma io, rispettando poi il pensiero di tutti. In generale penso che un pensiero un po' più positivo io lo spenderei, perché altrimenti rischiamo di negativizzare un po' tutto l'ambiente, che in questo momento mi sembra anche oltremodo negativo. Penso che dobbiamo dare comunque il tempo
a un esordiente di potersi esprimere, alla squadra di assorbire gli insegnamenti e comunque sia, come ha detto Paolo, credo che appunto un po' più di equilibrio sia necessario. Quindi vuol dire, se stavi qui lunedì scorso si sarebbero fatti discorsi diversi. Ma io penso che sia un po' il calcio, bacchetta magica, la bacchetta magica penso che non ce l'abbia nessuno. Lui ha dimostrato di entrare subito in empatia, di poter toccare le corde giuste. È chiaro che dobbiamo dargli anche il tempo. Intanto per la cronaca rivediamo i due episodi che hanno deciso la partita di Chiavari, poi amplieremo il discorso sul piano tecnico-tattico e poi per un'ora parleremo di questo ambiente che sta diventando infedele, cioè non nella sua totalità, ma gran parte rumoreggia e non solo. Andiamo a vedere allora gli episodi di Chiavari con il primo rigore, con questo intervento di Zappa. Riccardo, tu sostenevi che lì è anche entrato in maniera scoordinata Zappa, però l'arbitro ma è molto vicino all'azione. Dimmi, Riccardo. La volontarietà non c'è, perché lui cerca di colpire la palla e la colpisce anche, quindi non lo so, cioè secondo me è contestuale. Colpisce anche l'avversario. Sì, però è contestuale, vedi, cioè se tu guardi questo, boom, lui colpisce avversario, palla, tutte e due. Ivano? Si può dare, però io onestamente non l'avrei dato. No, poi, che è chiaro che non c'è volontarietà, però il fallo... Ma il fallo perché? Guarda, colpisce tutte e due, guarda, tutte e due, palla e piede. No, secondo me è il rigore, però ripeto, al di là della è scomposto il gesto, la gestualità è scomposta, cioè nel senso... Ma perché? Lui deve, perché comunque sta arrivando un giocatore, lui deve vedere che sarà un giocatore. Ma lui sta tirando, sì. La palla è sua. Ma non è sua, la palla è sua. Non è di nessuno la palla. No, 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 la palla arriva, lui è sì. Davanti, lui sta tirando, tira. Quello e lui gli mette il piede. Ho capito, ma se colpisce il piede è rigore. Però. Sì, ma colpisce anche la palla. La palla non, vedi che la palla, non lo so, io può essere, non ero lì, però. No, no, qui si vede meglio. Sì, secondo me, io ti... Gianluca, che dici? È stato sfortunato Zappa, che è scivolato prima. Infatti. Devo dire che neanche l'intervento dell'attaccante è particolarmente composto, nel senso che però obiettivamente colpisce la palla dopo che ha colpito il piede, cioè con il piede dell'avversario. Tutto sommato non mi sembra scandaloso che abbia dato rigore. Paolo? Questo è rigore, però si poteva anche non dare, perché come dice Gianluca c'è anche l'intervento dell'attaccante che è abbastanza scomposto. Io devo dire che quest'anno anche in Serie A ho visto dare rigori di questo tipo praticamente con una frequenza quasi pari al 100%, sì. Per cui dico che è rigore, però dico anche che effettivamente l'attaccante non è che interviene in maniera del tutto regolare. Andrea, vuoi dire la tua? È rigore. È stato giustamente, come ha detto il nostro Gianluca. Scusa, lui parte col concetto di calciare con la palla, scivola e rimane con quella decisione lì, non cambiando idea, e questo è anche dovuto un po' all'inesperienza. E lì nella frazione di secondo lui ha pensato solo a liberare l'aria in quel momento dal pericolo e invece doveva cambiare idea, temporeggiare. Non c'erano dubbi sull'onestà intellettuale di Andrea Gessa, perché poi Andrea, ho l'intervento dell'attaccante, per te diciamo è regolare, certo è rigore, allora, per carità, però Zappa se si mette magari con il corpo in maniera differente non scivola e rimane in vantaggio, nel momento in cui scivola perde il vantaggio della posizione, quindi in quel momento è in anticipo. Rivediamolo per l'ultima volta, così anche chi è a casa si fa un'idea. Vedete qui, contestuale, scivola, alzano la gamba insieme, guarda, vale. Insieme, vale. Alzano le gambe. Riccardo, tu rimani la tua idea, ognuno no, ha la propria. Ho detto che ma si può dare, però può anche non darlo, cercare alibi o niente. No, non è così, così clamoroso però. Cioè, eh? Il secondo episodio, qui ci sono meno dubbi, almeno credo, perché lo sto rivedendo per la prima volta, il fallo di mano di Crecco che... Eccolo qui, lì è sfortunato perché come si gira purtroppo nella corsa. Qui hai dubbi, Riccardo? No, questo okay. Purtroppo
Nessuno ha dubbi. Non c'era volontarietà neanche qua, perché poverino si è girato. Secondo me ci sono proprio due errori marchiani dei giocatori, purtroppo, perché anche quella è una situazione che Greco non deve saltare in quel modo. Salta per fare cosa? Cioè, ti metti con le braccia dietro la schiena e cerchi di ostruire l'eventuale. È più facile a dirlo che a farlo, però. Sì, però ormai, sì, però ormai queste situazioni Andrea, correggimi se sbaglio, sono codificate queste situazioni. Ormai quando c'è quella palla lì laterale, c'è il difensore, si mette le braccia dietro la schiena cercando di non creare quel tipo di situazione. Greco, a parte saltare, ma anche lo fa con questo braccio largo. Quindi, Gianluca, dubbi zero? Allo stato delle regole attuali nessuno. Tre anni fa un rigore del genere l'avrebbe dato nessuno. Certo. Perché Andrea, è assolutamente involontario. Sono intorzione. Le regole nuove, come dice Gianluca. Quasi prevede, incomprensibili. Perché io, a volte anche poco decifrabili. Perché, sì, sì. Ma i difensori si devono allenare per queste situazioni. Ma se vedi i difensori di Serie A, ormai vanno tutti quanti con le mani dietro, in maniera quasi innaturale. Sai che c'è, che è bravo, stiamo andando sul paradosso che stiamo costringendo il giocatore ad andare in maniera, posturalmente in maniera innaturale, quindi devi saltare con le braccia dietro la schiena, avvantaggiando evidentemente l'attaccante. A quel punto mi sembra un po' di partire da una posizione troppo svantaggiosa, cioè come regolamento. Sì, Gianluca? No, solo una riflessione. Non aggiunge né toglie nulla a quello che stiamo dicendo, però più li rivedo, sono comunque due episodi assolutamente casuali. In nessuna delle due occasioni c'era un'occasione chiara da rete, né nella prima, tantomeno nella seconda. Insomma, una cosa ma che proprio è in generale un non è stata una partita ricca di grandi occasioni. Anche perché se si fosse fermato l'attaccante con quella palla lì non ci faceva assolutamente niente, a meno che, voglio dire, non faceva una se l'alzava con le mani e faceva una rovesciata. Ma... Allora, abbiamo visto anche gli episodi del rigore, andiamo a sentire le Grottagli e poi commenteremo in studio quanto detto. Prima o poi doveva arrivare questa prima sconfitta della gestione dei Grottaglie, si pensava potesse arrivare tra tante settimane, è arrivata oggi. Abbiamo visto un Pescara un po' sottotono, non la squadra di Udine ma anche quella della seconda parte di gara con il Cosenza. Non direi un po' tanto sottotono rispetto alle due ultime uscite. Oggi abbiamo purtroppo fatto una partita incolore, scialba. Perché? Perché, come fai a sapere il perché? Sicuramente analizzeremo gli errori, perché per una partita del genere ovviamente qualche errore è stato fatto, ma adesso chiedersi perché una prestazione così dopo due fatte bene, sinceramente non fa la differenza, ma quello che fa la differenza è continuare a credere nel lavoro, continuare a credere ed essere positivi, senza adesso fare drammi, anche se, ripeto, mi rode, perché lo dico in maniera molto sincera, perdere, perché non sono uno che piace perdere, e tutti dovremmo avere questo tipo di atteggiamento, però dobbiamo andare avanti e continuare a far crescere questo gruppo sotto l'aspetto tecnico, tattico, fisico e mentale. Questa gara ha detto che probabilmente a questo punto è arrivato il momento di portare a Pescara un altro giocatore d'attacco. Le Grottaglie chiederà alla società di accelerare le operazioni per far arrivare un nuovo attaccante? Io non chiedo niente, io chiedo solo di continuare a pensare positivo alla mia squadra, al mio staff. Continuiamo a lavorare sereni, senza pensare a quello che è successo oggi, alla sconfitta. E già abbiamo venerdì una partita importante dove dobbiamo fare bene, dobbiamo fare meglio, dobbiamo correre di più, dobbiamo pressare di più, dobbiamo essere più intensi e dobbiamo giocare di più la palla, perché è quello che oggi purtroppo è mancato su tanti aspetti. A me interessa vedere la squadra che mette in pratica quelli che sono i nostri principi. Il resto, attaccante o non attaccante, è una scelta della società. Ripeto, se dovessero arrivare giocatori che ci danno una mano, ben vengano nel gruppo, perché è già un bel gruppo. Scelta iniziale di Bruno a centrocampo al posto di Castano, se poi tra l'altro si è infortunato, come mai?
come mai? Perché per me meritava di giocare Bruno, hanno giocato tutti e lui è tanto che non giocava e secondo me era il momento per buttarlo dentro, perché si impegna, è un giocatore che fa bene al gruppo, perché è un esempio, io lo vedo sempre il primo ad arrivare, l'ultimo ad andare, corre, è una persona di riferimento, e quindi vederlo lì che ci teneva quando si allenava a essere parte di questo gruppo, ho detto secondo me è l'occasione giusta per buttare dentro Bruno, perché sono convinto che lui è importante per questo gruppo, al di là di quante partite farà, di come le farà, anche oggi ha fatto il suo, ha fatto quello che gli ho chiesto, quindi sono contento di averlo fatto giocare. Per chiudere, ci sono tanti infortunati in questo momento nel Pescara, soprattutto per quanto concerne l'attacco Puccinelli, oggi Castano, se ne sapremo di più nelle prossime ore, è preoccupato le Grottaglie per questo? Beh, Pucciarelli sì, era un giocatore per noi che poteva darci una mano, soprattutto lì davanti, per rapidità, per tecnica, quindi dobbiamo aspettarlo fra due mesi, ma abbiamo altri, abbiamo Bocic, abbiamo Borrelli, noi lavoreremo su questi, quindi gli infortuni, ecco, spero che finiscano, perché poi gli infortuni caratterizzano anche una stagione, quindi meno ce ne sono e meglio è. Aspettiamo chi ancora deve rientrare, quindi siamo sereni, essere, ripeto, positivi. Io continuo a consigliare a tutti di essere positivi senza fare drammi, senza esaltarci quando si vince troppo e senza essere drastici quando si perde. Beh, Negrottaglia è questo, un tecnico che ha saputo infondere serenità e continua a predicare ancora questo tipo di mentalità, di pensiero da trasmettere un po' a tutto l'ambiente, poi c'è chi è d'accordo o meno. Vorrei sapere invece voi in cosa non siete d'accordo sulla valutazione della partita di ieri in base alle dichiarazioni del tecnico. Ivano? No, non mi permetterei mai di, come dire, di giudicare quello che dice lui, che tra l'altro è il responsabile, conosce la squadra, la vede, la sente, la mette, no, in campo. Ti chiedo cosa non ti convince. No, ma di ieri non è. No, allora, le dichiarazioni fatte, per esempio, lui ha detto dobbiamo continuare a credere, per l'attaccante sceglie la società. Ha detto tutte cose in linea. Bruno con... ha giocato, sì, perché. Sì, sì. Ecco. Ha detto tutte cose in linea con quella che era il suo piano, nel senso virtuoso del termine, il suo piano d'allenatore, cioè coinvolgimento del gruppo, primo aspetto. Perché comunque ha parlato sempre molto di gruppo, sì, viene l'attaccante ma viene nel gruppo, le scelte sono in questo senso, cioè lui ha fatto giocare Masciangelo e Bruno sempre per un discorso di coinvolgimento del gruppo, quindi dare possibilità anche a chi, poi è chiaro, Bruno può piacere o meno, io personalmente ieri non avrei fatto giocare Bruno, ma quello che dico io conta poco, probabilmente se ti manca Palmiero gioco i due interni e lasci perdere un attimino un centrocampo a tre, così cerchi un po' di sopperire. Lui stesso l'ha detto, uno come Palmiero non c'è, Castanos è un giocatore diverso, più tecnico, più di imbucata rispetto a Palmiero e lo stesso Bruno, probabilmente ha fatto bene a fare giocare Bruno, però dai, poi dai un segnale di una partita di contenimento, e quella è stata, perché poi... Quindi stai parlando di caratteristiche tecniche, sì, diverse. Cioè, senza Palmiero probabilmente devi modificare qualcosa, okay. Perché Bruno non ti assicura in maniera più assoluta. Per quanto riguarda il resto delle dichiarazioni, una piccola punturina alla data, perché dice, quando lui dice a me rode perdere dovrebbero capirlo tutti, probabilmente vuole un po' sollecitare la squadra che ieri probabilmente, anzi sicuramente, non ha avuto questo animo che lui vorrebbe, però sempre grande serenità, grande da questo punto di vista, ripeto, il Grottaglia ha detto quello che poi è lui, quello che sta cercando di far capire alla squadra e alla piazza. Gianluca, cosa non ti convince, in cosa non sei d'accordo su queste valutazioni? Con grande sincerità, non essere d'accordo con quello che ha detto Le Grottaglie è abbastanza difficile, anche perché sinceramente dal punto di vista tecnico-tattico e di visione della partita non ha detto praticamente nulla, quindi ha detto che... Vabbè, lui ha risposto alle domande che gli facevano. Certo. E allora diciamo che la colpa è di chi gliel'ha chiesto. No, oh, Paolo Renzetti. Diciamo, Paolo Renzetti. Scherzo, no? E tendenzialmente ha detto quello che ha detto poi Maniero. Abbiamo giocato una partita molle, dobbiamo pensare positivo, domani andrà meglio. Ma ciò che mi convince di meno è questa sottolineatura continua del gruppo.
Anche perché credo che sia abbastanza una novità, almeno per come l'avevo percepita io, perché durante l'era Zauri, diciamo che il gruppo dei giocatori del Pescara non è che si è distinto particolarmente per unità di intenti. Io ricordo la circostanza di Memusciae, ma le dichiarazioni del Grosso quando voleva andare via e poi l'abbiamo fatto rigiocare. E la stessa cosa di Bruno, merita, è un esempio per il gruppo, ma evidentemente chi lo ha preceduto e anche l'allenatore dell'anno prima non avevano esattamente però questa... Ovviamente Gianluca, scusami se ti interrompo, quando arriva un nuovo allenatore si azzera tutto, quindi si riparte da capo ed è normale. La cosa che mi sorprende, diciamo in senso positivo, dico che la forza del Pescara in questo momento è il gruppo, perché questo mi sembra di capire dalle parole di Grottaglie, quindi ripartiamo da questo gruppo per pensare positivamente al futuro. L'ho detto prima io scaramanticamente, speriamo che sia Ternana-Pescara 1-0 la partita di Entella e vedremo un altro campionato. Riccardo, io non ci credo molto che ci sia questo gruppo così granitico, lo dico con grande sincerità, però sarà una mia opinione sbagliata. Ma pensi questo perché sono troppi giocatori anzianotti, non lo so, perché penso questo per la storia che ho visto in questo campionato, di partiti altalenanti, di atteggiamenti individuali non sempre positivi, ricordo Memusciae del Grosso uno per tutti, e nonostante anche il cambio di allenatore secondo te resta questa anche problematica. L'atteggiamento di chi poi sarà individuale, ma quando ha potuto andarsene se n'è andato, come dire, senza neanche avvisare, tipo Macin è andato via salutando, sarà una questione semplicemente di soldi. Un discorso però a parte di mercato, non discuto, di però, contratti. Non discuto, Cioffani uguale. Io sinceramente a questa sottolineatura del gruppo attuale dei giocatori come forza del Pescara ho qualche perplessità, però mi sbaglierò certamente. Riccardo, Grottaglie conosce meglio di me le situazioni. Da dove vuoi cominciare? Perché dal centrocampo, so, perché secondo me il centrocampo, ma no, perché siamo passati dal centrocampo più forte della Serie B, detto da anche addetti ai lavori, a dover adattare persone che al centrocampo non hanno mai giocato. Tipo? Tipo Drudi. Vabbè. Così, abbiamo messo Bruno che era un anno e mezzo che non giocava, e no, è vero, abbiamo il centrocampo molto corto, tra un po' richiamiamo Zuparic a mangiare un panino all'autodrill e facciamo giocare anche Zuparic, perché questa è la realtà, e il centrocampo è quello che ha fallito la partita, è quello che è mancato, per chi ha visto la partita, perché è stato inesistente, non ha contrastato, non ha proposto, cioè il centrocampo purtroppo è stata la nota dolente, la difesa è andata in difficoltà, perché il centrocampo, a mio avviso, per quello che ho visto la partita, è dei tre reparti è quello che è mancato un po'. E dispiace perché probabilmente, mi ripeto un po', l'assenza di Machin, il fatto che Galano abbia cambiato anche posizione, cioè sono cose che alla fine però a lungo andare. I discorsi, perché il centrocampo, a parte la posizione di Machin più avanzata, era privo di Busellato, Palmiero, che sono esatto, i titolari, cioè, quindi sì, ma dal centrocampo Castanos, Meleconi anche, cioè il centrocampo che era così. Vabbè, quindi pieno, non sei di... d'accordo sulle scelte iniziali, tutto qui, non è che non ci fossero centrocampo. Ma secondo me sono state quasi scelte anche obbligate, nel senso che non è che aveva l'alternativa Bruno. Beh, Castanos. Meleconi, c'era sì, però, Castanos, però. Però dal centrocampo bello, siamo un po' ridotti, un po' di infortuni, un po' le cose, vabbè, però sarà anche un po' la sfortuna, sarà quello che vuoi. Ma giusto per dirla tutta, anche con Busellato e Palmiero sono state fornite delle prestazioni negative in passato, quindi sì, ieri però, è vero, la squadra non ha giocato, non c'è stata la trasmissione della palla come si doveva, tutto quello che vogliamo. Vero. Però con Busellato e Busellato, no, non ho capito Palmiero. Se il tuo discorso vuole arrivare alla partecipazione in campo di elementi che... guarda, io non giro intorno alle parole, no, siccome Bruno è stato contestato, Bruno è un elemento che fa parte della rosa, può piacere o non può piacere, allora, può anche io, partire titolare se fa parte della rosa, ti poi dico, va male la partita. Ti dico quello che penso di Bruno, che... No, ma te lo dico, l'ho detto di maniero, Bruno è un altro giocatore che vince 1-0, difende il risultato, lo butti dentro a rompere il gioco, questo è il suo ruolo, però, per quello che io capisco di calcio, se me lo metti al posto di Palmiero, però perdonami,
Dove dovrebbe giocare? Il ruolo è quello. Il ruolo è quello di Bruno, se poi lo vogliamo mettere in un altro posto, non lo so. Il ruolo di Bruno è il centrale. Beh, centrocampista, c'è il centrocampista offensivo e il centrocampista di contenimento. Sì. Sono le caratteristiche, però il ruolo è quello. Ho capito quello che vuol dire. Sì, no, nel senso, la partita di ieri è un campo piccolo, tra l'altro. Esatto. Campo complicato, dove c'è grande ritmo e di conseguenza ci vuole un giocatore che abbia una trasmissione palla molto più veloce, che potesse Palmiro. Perfetto. Bruno probabilmente che ha caratteristiche diverse, non che per caratteristiche. Per caratteristiche che Bruno secondo me se devo mettere sulla persona, una persona al centrocampo che recupera la palla, che lotta, io Bruno tutta la vita. Però forse la partita di ieri. Scusami. No, bisogna dire una cosa fondamentale, che se un mister che ha il polso della situazione durante la settimana ed è palesemente visibile a tutti che Alessandro è un giocatore che ha meritato quello che non è che nessuno gliel'ha regalato di giocare e per X motivi ha preferito lui a Castanos, a Melegoni, a un cambio di modulo, è evidentemente perché se l'è meritato ed è giusto che noi sosteniamo questo tipo di cose, ma anche perché è la verità. Alessandro ha altre qualità, noi dobbiamo, si è parlato di gruppo o che altro, Alessandro è uno di quelli che aiuta questo gruppo. E a volte un allenatore fa delle scelte anche perché c'è bisogno di alcune personalità in mezzo al campo per aiutare un gruppo di ragazzi che magari in questo momento, per l'assenza di uno, l'infortunio di una condizione fisica o che altro, c'è bisogno di questo tipo di cose. Secondo me è una scelta. Può non riuscire la prestazione, di conseguenza tutti vengono valutati negativamente. Anche Cristiano Ronaldo non azzecca sempre le prestazioni. No, ma io con Riccardo stavo dicendo sul fatto del ruolo: il ruolo è quello, poi può offrire una buona prestazione, può avere caratteristiche diverse, però Bruno gioca lì, quindi. Secondo. Puoi contestare la scelta, poi. E non è che contesto. No, di farlo giocare. Io ho visto la partita. Certo. Il centrocampo non mi è piaciuto. Perfetto. Che si chiamasse Bruno. Sì, chiamasse Cessa. In questa partita, che noi, come avevo sempre detto, stiamo parlando di questa partita. Certo. Non certo. Per me, insomma, le scelte non sono state le più indovinate, ma poi. Ma anche Bruno non sarà contento della prestazione personale. Ma non solo Bruno, Bruno. Cioè, io dico proprio il centrocampo, secondo me non ha funzionato, ma può capitare. Anche dal punto di vista difensivista, atteggiamento, io non lo condivido nemmeno questo. Anzi, noi abbiamo giocato con i quinti che andavano a prendere i loro terzini, cioè se noi pensiamo a un atteggiamento di questo tipo qui, è un atteggiamento straoffensivo, non è che perché uno gioca a 5, certo. Abbiamo la concezione di 20 anni fa che vediamo i 5 e siamo difensivisti, no, è un atteggiamento. Noi andavamo a prendere l'avversario con i nostri quinti sui loro terzini, sono cose che vengono fatte e pensate, preparate, quindi magari avendo questo tipo di atteggiamento invece stra-offensivo c'era bisogno di equilibrio e quindi la scelta di Alessandro, oltre al fatto che se l'è meritato, perché già in passato se l'è meritata quella cosa e non gli è stata data l'opportunità. Ha una logica. Ha una logica. Paolo? Guarda, sulle scelte di formazione ci metto proprio 5 secondi perché ha ragione Andrea Gessa, l'allenatore sicuramente sa più di tutti quanti noi messi insieme. Il mio pensiero è che ovviamente la scelta di Bruno mi ha fatto abbastanza pensare, perché è un giocatore che non gioca da un anno e mezzo, un giocatore che è comunque un po' avanti con gli anni, un giocatore che a mio giudizio non ha i 90 minuti nelle gambe, non lo fai giocare dall'inizio. Però tu dici servirebbe più minutaggio prima di presentarlo titolare. Sì, mi è sembrata una scelta, può essere una chiave mi è sembrata una scelta molto molto avventata, non voglio dire cervellotica perché l'allenatore è le grottaglie. Invece mi soffermerei su alcuni aspetti che prima aveva citato, aveva discusso, commentato secondo me bene Gianluca Fusilli, perché andando a vedere proprio nelle pieghe delle frasi di Le Grottaglie c'è sempre spesso la riproposizione del termine gruppo. Perché non c'era il gruppo. Forse. Perché se io continuo a dire una cosa, perché probabilmente prima il gruppo non c'era. Ma infatti mi hai anticipato, nel senso che è quello, cioè è un
ripetere troppe volte questo concetto. Per carità, va benissimo, l'intervista viene fatta immediatamente dopo la partita, c'è un po' di confusione, non c'è una lucidità mentale, ma ripetere sempre troppo lo stesso concetto. Parlare... Non credo che però sia una cosa deleteria, perché no, se c'era però, questa problematica però mi fa pensare, che è stata risolta, però mi fa pensare. Portare avanti questo tipo di pensiero. Però no? Mi fa pensare, no? Nel senso che se io ripeto sempre la stessa cosa, da un lato può essere positivo perché io ci credo fortemente a quello, dall'altro può essere proprio uno scaccia pensieri, voglio dire, io lo dico perché... Ma no Paolo, scusa. Non lo so, No, perché viene sempre additato il fatto che il singolo, l'indebolimento, ci manca Machin, allora uno deve anche rispondere con... Come rispondi al singolo? Noi siamo una squadra, noi ragioniamo di gruppo, cioè non è una questione che se manca uno manca quell'altro, a me non mi interessa niente, perché io ho Clinco, ho Gianluca, ho Enrico di fianco a me e io sono sicuro che queste persone qui mi fanno vincere le partite, non è una questione di singolo, qui si parla di squadra. Cioè è difficile il concetto di squadra, secondo me è molto semplice, bisogna aver fiducia di chi ho a fianco, che poi si chiami Machin, che si chiami Alessandro Bruno, chiunque, no, è il gruppo che vince. Beh no, ma comunque Andrea, io ho provato a interpretare, a dare una chiave di lettura. Tu cerchi di ovviare a delle mancanze che sicuramente come qualità hai perso, con un concetto di squadra, quindi di gruppo. È lì la risposta, perché era un continuo mettere in ballo il singolo e Machin e Ciofani. E no, qui siamo una squadra e gli altri che fanno parte di questa squadra... Però Andrea, sai, il giornalista fa anche delle domande a fine partita, magari vuol sapere anche un commento sulla partita. Io penso che ti sia successo. Ma ha detto prima bene Enrico, se uno gli chiede quello che deve rispondere. Cioè... Erano domande mirate su diverse situazioni, forse non si è entrati nella disamina tattica della gara. Tanto viene sempre chiesto questa cosa qua e siamo indeboliti, non manca un po' di qualità e lui deve dire, io ragiono di gruppo, noi siamo una squadra, questo è. E forse qualcuno se lo dimentica. Ivano sorride perché sono discorsi non scontati, veritieri, perché il tecnico credo già nella prima conferenza stampa disse io ho giocato con grandi campioni però vincevamo di squadra, il campione poteva fare la differenza su un episodio, ma è sempre la squadra che ci fa fare la differenza, ma questo credo che sia un discorso logico. È un gioco di squadra. Non credo che in questa Serie B ci siano campioni in tutte le squadre che possono vincere le partite da soli. È un gioco di squadra, lo sappiamo, fatto di individualità tecniche, più sono alte più la squadra chiaramente ne beneficia. Insomma, anche tu hai il dubbio perché si sofferma sempre sul tema gruppo Le Grottaglie o no? No, è una sua strategia di comunicazione, lui è molto comunicativo, lavora molto su questo. Il fatto del gruppo è perché lui vuole, sono d'accordo con Andrea, lui vuole coinvolgere tutti quanti e cercare di avere il massimo da tutti quanti. Ripeto, fai quindi giocare Machado. Zauri non coinvolgeva tutti. Vabbè, questo è un altro discorso, arrivo, perché se tu fai giocare Masciangelo e Bruno, che erano Bruno da tanto, Masciangelo da tre parti, vuol dire che vuoi dare quel segnale, ragazzi c'è spazio per tutti, fatemi vedere se avete voglia. Il calcio non è No, aspetta, però fammi chiudere il discorso. C'è spazio per tutti, no? No, questa è la sua, sono giocatori professionisti. Non è che arrivo dalla campagna. Ho capito, ma spazio per tutti, c'è spazio per tutti, lui dice. Se fanno parte della rosa c'è spazio per tutti. Ma no, vabbè. Non. Come no? Ma no. E se fanno parte della rosa? Ma no. Non è in che senso? Non è così, perché nel gioco del calcio sono 11 titolari e 11 riserve, spazio per tutti. Ma questo lo dici tu, ma non è quello, non è vero. Volevo chiudere il discorso sul... Quindi Le Grottaglie ha questo... Secondo me lui fa anche sponda di queste cose, cioè cerca di entrare in beneficio da quello che dice per poi averne un beneficio lui con la squadra. È chiaro che però arrivo anche un po' a dare un 1% di ragione a Riccardo, un 1% a torto. È chiaro che una squadra è fatta di individualità tecniche di un certo livello, più la squadra ha questo tipo di individualità e più la squadra è forte, è normale. Laddove... E questo è l'1% secondo sì, te? Sì, solo quello. È chiaro che il Pescara in questo momento manca perché ha perso il giocatore dell'infortunio, ha perso Machin,
non ha giocato ieri Palmiero, non c'era Busellato, chiaro che ieri vedevi la squadra, era una squadra che ha fatto quel tipo di partita, cioè io ho visto il primo tempo, ragionavo, questa è una squadra che sta contenendo, sta facendo anche qualche fallo tattico in più rispetto al solito, stava dando questa impressione, è chiaro che poi erano due episodi che ti cambiano la partita, poi quella partita 0-0 finiva, andava bene, Le Grottaglie aveva come dire, superato l'impasse di questa situazione un po' oggettivamente difficile per gli infortuni, ma dalla Marchesa andava avanti venerdì col Cittadella, non è andato così, si sono evidenziate tante cose, tante situazioni negative. Quello che dice Riccardo, nel senso che è vero che ogni squadra ha la sua intelaiatura, ma tutti possono scendere in campo, ma possono, per carità, essere utili. No, ma è anche vero che se tu prendi tre giocatori di qualsiasi squadra, i tre più forti, e metti tre un po' più scarsi, la squadra viene in maniera diversa. Vogliamo fare dei nomi di Serie A? Cioè, ma no, se restiamo tu pescare. Ma se tu togli Ronaldo, Higuain e Dybala, togli quei tre lì e li metti altri tre, è più facile, non è la stessa. Arriva al Pescara, ma palla, chi glieli dà quei tre? Scusami un attimo. Vabbè, il mio era un esempio per dirti ma che. Ma non è così. Gianluca, è così. Come possiamo chiudere questo cerchio? Direi che non lo possiamo chiudere perché resta è un quadrato. No, è, come dire, è un'impostazione, come ha detto Andrea prima, quasi filosofica da parte dei Grottaglie, che punta molto sul coinvolgimento di tutti, credo. Che sia anche conseguenza, insomma, del post mercato, perché oggettivamente, adesso senza voler dare giudizi né negativi né positivi, a bocce ferme ci siamo oggettivamente indeboliti, ma non perché Bacin e Maradona, perché obiettivamente però era il giocatore. La società aveva sostituito, certo, con un giocatore di grande qualità, credimi. Che Pucciarelli è un giocatore di grande qualità, ma purtroppo si è fatto male al primo. Purtroppo si sentiamo anche questo fatto che molti sostengono è arrivato rotto al primo allenamento. No, ha fatto vedere, credimi, Enrico, tu lo sai come sono fatto io. Ha fatto vedere cose straordinarie quell'allenamento. Che un giocatore arrivato rotto non le può fare, questo deve essere chiaro. Purtroppo si è fatto male, ma che cosa dobbiamo fare? Cioè, avete ragione, magari però la società sul gruppo che è una a quel giusta. Punto dobbiamo fare in altra maniera. Qual è l'altra maniera? Meglio 11 persone che fanno la stessa cosa, magari sbagliata, che magari metà che fa quella giusta e metà quella sbagliata. Diciamo è la sua strategia, giusto? Allora Andrea, abbiamo novità dai posticipi, andiamo in pubblicità. Andrea Salerno. Allora guarda, non ci sono novità dal posticipo di Serie B, perché la Sanitana è sempre avanti sul Trapani 1-0, rete di Djuric. Si sta per giocare il secondo tempo in Serie C, Regina avanti sulla Ternana 1-0, rete di Liotti. Però possiamo vedere questo link con l'ausilio di Maurizio Daguì. Pescara, senti Bojinov, ho un'offerta concreta dall'Italia. Intervistato da blitz.bg, un sito di sport bulgaro, il centravanti Valery Bojinov, classe 86, ha parlato anche del proprio futuro, spiegando che è una proposta concreta dall'Italia. Sì, ho un'offerta e sto aspettando di vedere come andranno le cose, conclude Bojinov, ma ho un'altra opzione. A te. È richiestissimo Bojinov. Vabbè, andiamo in pubblicità, poi riprenderemo da qualche voce di mercato e torniamo in studio tra qualche istante. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigiò, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare.
Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Allora, torniamo in diretta, sono le 21.54, avevo detto in apertura che parlavamo sì dei problemi della squadra dopo questa sconfitta di Chiavari, appuntamento venerdì all'Adriatico contro il Cittadella alle ore 21, mentre si è ricreato nuovamente qui a Pescara una situazione non bella perché si gioca in un clima di tensione, un ambiente insomma che torna a essere surriscaldato. Ivano, ne abbiamo vissuti di questi periodi in passato e nuovamente è una città che non ha più feeling con la squadra di calcio, mettiamola così, e solo perché c'è questa contestazione derivante da un mercato che ha deluso molti, oppure è figlia di qualcos'altro secondo te? Nei toni è cambiato qualcosa, nella sostanza non è cambiato nulla, se vogliamo essere molto semplicistici nel giudizio. Cioè la frattura con la proprietà da parte della tifoseria c'era prima e c'è adesso. Il mercato, onestamente, oggettivamente, è deficitario, cioè, non è che dobbiamo tanto girarci attorno. La squadra ha necessità di un attaccante, l'attaccante non è arrivato, quindi ha perso Macin, ha preso un giocatore forte, come diceva Andrea, che però purtroppo si è fatto male. Parentesi, prima ci stavo pensando, il Pescara è stato per quasi tutto il giorno d'andata il miglior attacco del campionato, con gli attaccanti che in tre avevano fatto forse 3 gol, 4 gol, quindi la forza era data da chi? Escluso Galano ovviamente tra questi attaccanti. Sì, vogliamo mettere Galano sì. Nella batteria dei trequartisti, no? Dei tre o dei due che dir si voglia. Allora dico, hai coperto questa grande mancanza e l'hai coperto in maniera straordinaria, probabilmente l'attaccante era il tuo obiettivo, non potevi fallire,
Non potevi fallire ancor più perché se ti poni un obiettivo così alto come era quello di Mello, devi avere un piano B. Perché se, se ti salta Mello ti può saltare, perché è complicato avere un piano B. Quindi secondo me qui è stata una colpa grande da parte di chi doveva fare mercato, presidente, direttore, adesso non sto a sottilizzare. Da un punto di vista di contestazione, ripeto, per me nella sostanza è cambiato poco, nei toni sicuramente molto più, più abbastanza più aggressivi, però che c'è questo, questo tipo di situazione ormai non è che ci dobbiamo negare, così come il pubblico manca, manca lo stadio, ma mancava anche, anche prima, sì, anche prima. Così no, come, hai detto bene, i toni sono, sono come, cambiati. Però è anche vero che la squadra, almeno nei 90 minuti, a parte quella, quella, quello spaccato di cori che sono rivolti verso, verso il presidente, la squadra mi sembra sostenuta, non, non vedo che durante sì, la partita... Sì, ma non mi riferisco nemmeno ai cori che ci possono stare, perché poi chi va allo stadio è libero di esprimere il proprio pensiero, sempre seguendo una logica civile. Certo. Mi riferisco soprattutto al, al distacco e anche a qualche turbativa mentale di sperare in un fallimento della società pur di ripartire da categorie inferiori. Insomma, questi discorsi, Gianluca, li abbiamo vissuti in passato anche ai tempi di Scibilia, che poi, non per fare delle analogie, non portò ad alcunché di buono, perché questa città, volendo o non volendo, non è che produce grandi imprenditori interessati ad entrare nel mondo del calcio. È una situazione pericolosa in passato, perché Sebastiani potrebbe, come ha già dichiarato, decidere di lasciare, sempre che ovviamente arrivi qualcuno credibile, perché le esperienze passate dovrebbero insegnare qualcosa, però credo che abbiano insegnato poco. Sei dello stesso avviso oppure trovi delle, delle sostanziose diciamo domande per far sì che cambi qualcosa in fretta anche? No, ma Dio ci liberi innanzitutto dagli avventurieri, perché senza fare nomi, perché sennò poi partono le querele tipo Pincione, Soglia, poi non ricordo quali altri, diciamo questi sono i due più evidenti, eclatanti. E l'epopea del fallimento l'abbiamo già vissuta, tu ricordi? Ricordo il direttore Multineddu, le partite a Vasto, gli hotel nei quali bisognava andare senza fare nomi a versare contanti i soldi delle cene, perché altrimenti non potevano uscire i giocatori per andare a vedere la partita. Quindi queste cose mettiamola da parte. E credo, e Pescara ha perso due grandi imprenditori come Scibilia, il compianto presidente Scibilia, però era un altro calcio, e anche Antonio Rivera, era un altro, non è che stiamo parlando di era un altro dieci calcio. Anni fa, eh? Sì, ma era un altro calcio, erano anche altri uomini. Scibilia era una persona molto sanguigna, spesso le sue reazioni erano più caratteriali, ma si vede che profondamente... Vedi delle analogie con quel momento o no? No, io direi che negli ultimi anni, diciamo così, abbiano contato un po' le esperienze che ha vissuto la tifoseria pescarese. Noi abbiamo fatto ad esempio, e dobbiamo ringraziare chi ci ha portato in Serie A, ma due campionati di Serie A che sono stati obiettivamente avvilenti. Io ero abbonato in entrambi. Ho visto squadre come il Benevento, la SPAL, che hanno il blasone simile a quello del Pescara, aver fatto una figura molto migliore della nostra, e quelle annate hanno lasciato comunque un segno anche nel cuore di chi ama i colori bianco-azzurri. Poi sono state anche annate esaltanti come quella di Oddo. Diciamo che un periodo di transizione è stato quello di Pillon, che si è fatto amare con il tempo essendo una persona seria. Obiettivamente quest'anno il presidente Sebastiani ha nuovamente, ma è un po' nella sua storia di dirigente societario, investito e rischiato con un allenatore nuovo, insomma un esordiente, anche il primo, perché Zauri e tutte e due. Non so dove abbia allenato oltre che la primavera del Pescara. Sì, ma sono questi i motivi. Ma io credo di motivi tecnici e anche caratteriali. È evidente che c'è una parte della tifoseria pescarese, magari quella più appassionata, anche quella, qualche volta lo faccio anch'io, che si lascia andare nei momenti, come dire, di delusione, anche a qualche commento fuori dalle righe, certo anche
qualche battuta del presidente Sebastiani nei confronti di questi tifosi, tipo vabbè, ma i tifosi lasciali perdere, non valgono nulla, cose di questo tipo, non riesce, come dire, a determinare un ambiente diverso. Comunica. Io credo però che alla fine contino sempre i colori. Appunto. Credo che quella parte di tifoseria, a prescindere dalla simpatia o dall'antipatia nei confronti di Sebastiani, comunque starà vicino alla squadra, soprattutto se i momenti, adesso è anche abbastanza più semplice perché siamo un po' nel limbo, ma se si dovesse arrivare a definire bene qual è l'obiettivo del Pescara in questo campionato, cioè o puntare, diciamo, alla parte alta della classifica o guardarsi le spalle, io credo che Pescara tornerà ad essere quella che è sempre stata. Poi alla fine dell'anno il presidente Sebastiani farà le sue scelte, deciderà, certo, se vorrà continuare, certo, o meno. Anche questa litania, io lo dico con grande rispetto, siccome fino a prova contraria non c'è nessuna norma cogente che impone a qualcuno di occuparsi di calcio, e nell'occuparsi di calcio c'è anche il lato negativo che si possa essere contestati, anni e anni di esperienza, il presidente Sebastiani li ha, questi anni di esperienza, ti devono permettere di comprendere che fa parte del gioco, cioè ti prendi gli applausi quando vai bene e ti prendi i fischi quando te vai male. Sono e questo con continuo te refrain, se uno vuole lasciare, lascia la squadra nelle mani del sindaco della città, perché Pescara è patrimonio di tutti, non è proprietà di nessuno. Si dedica ad altro e si vedrà che cosa si potrà fare. Cioè lasciare la squadra in mano al sindaco rimettendo tutto? Beh, io non lo so, però voglio dire, neanche il tema, cioè quello che a me non piace è il tema del dire vabbè, poi io a fine anno me ne vado. Continuiamo questo campionato, poi a fine anno se ne va, perché sembra che è sopportato, non supportato. Vabbè, ma supportato. Ci sta che uno possa essere criticato. Ma infatti nessuno, sì, né io né tu né Andrea siamo simpatici a tutti. Ma ci manca lei. Poi Pescara è una città un po' particolare, vive di calcio, quindi ognuno si sente allenatore più bravo degli altri. Però ci sono. Perdonami, ci sono presidenti che sono ricchi di famiglia, ci sono presidenti che sono grandi industriali e ci sono presidenti come il nostro che è un manager. Un manager vuol dire che lui cerca di fare quadrare tutto ciò che permette di fare calcio, perché che Sebastiani non sia ricco di famiglia è evidente, perché lo conosciamo tutti. Perdonami, è gestire una squadra di Serie B con i costi che ci sono elevatissimi e quindi si fa fatica. Lui dice così, anche secondo me, come posso dirti, per uno sfogo, perché dopo un po' dice io tutti i giorni cerco di fare quadrare una cosa, facendo anche degli errori, per carità, perché non è che lui è, però cerca in tutti i modi di, e a ogni operazione che fa c'è sempre qualcuno pronto a criticare. Però, ora, dobbiamo essere sinceri, però posso dirti una cosa, la contestazione, no, ma io ti voglio gli ultimi 15 giorni, ma scusa, posso dirti una cosa? Posso fare solo un attimo di chiarezza? Il mio discorso iniziale 15 giorni non era riferito alla contestazione della curva, era un po' più ampio il mio pensiero relativo a questo distacco, non solo da parte dei tifosi che non vanno allo stadio, un po' nell'intera città, perché anzi i tifosi della curva sono quelli che vanno pure in trasferta, sono i pochi, però che potrebbero avere diritto a parlare di più, degli altri. Se tu fai 3-4 vittorie consecutive, sì, tu già hai distacco mille persone non di presenze, più, perché il risultato è fondamentale. Ma poi guardate, considera anche un'altra cosa. Riccardo, però ascoltatemi, Pescara la conosciamo tutti, se in qualche modo ci saranno 5.000 persone che vanno in trasferta con la sciarpa biancazzurra, ci andremo tutti, è un po' un atteggiamento anche, voglio dire, proprio nostro caratteriale. Però Gianluca, forse lo diceva prima Andrea, Gessa, quando questo clima non aiuta la squadra, che deve essere comunque anche il primo, in squadra abbiamo fatto primo, la Serie A, la prima componente da sostenere. Inter, Milan, Juve, perché le altre partite, io me ne ricordo, c'erano spazi vuoti, non è? Quindi anche quando giochi in ma poi chiedo a loro se, a parte la proprietà, se si può ripercuotere, e questo forse sarebbe l'aspetto più negativo, sicuramente non per trovare un alibi alla squadra. No, non aiuta la squadra in campo sentire la contestazione al presidente. Però io ci tenevo a dire anche a Gianluca che comunque sia è vero che sono state due stagioni di Serie A deludenti, però le abbiamo viste, cioè da quando c'è lui comunque sia, non solo, se vogliamo ripetere, perché comunque qualcuno le deve anche dire queste cose,
si è sobbarcato un momento, un periodo, una situazione drammatica e in questi momenti adesso raggiungerà un pareggio di bilancio. Sì, però tutti questi discorsi ovviamente al tifoso interessano. Invece interessano, anche perché comunque sia non mi sembra di aver mai sentito dire che il tifoso non conta. Io ho sentito dire se contestano me non è una cosa che mi interessa. Però Andrea, non voglio essere franco. Basta che supportino la squadra, io è una cosa differente da dire che non voglio essere frainteso. Io quando ho parlato a Sebastiani e a chi ha accompagnato il presidente Sebastiani bisogna solo dire grazie, questo è un dato oggettivo, perché come ho detto prima nessuno ti obbliga a fare calcio, ma fare calcio è molto complicato e quindi bisogna solo dirgli grazie. Il tema dei due campionati di Serie A, Andrea, non è che è colpa di Sebastiani, ma quelle due annate, per chi è tifoso del Pescara c'è un amore quasi viscerale con il Pescara, tanto è che questo distacco è per evitare la sofferenza, non è un distacco di disinteresse, è quasi il fidanzato che viene lasciato dalla fidanzata e fa finta che non esista. È quello che non si sposa perché se poi si viene lasciato che fa finta soffre, che non esista. Ma io ve lo dico perché ci parlo con le persone, è anche un atteggiamento che molto spesso io ogni tanto quando il Pescara mi delude faccio fatica a vedere la partita. Cioè preferisco cambiare canale e vedermi un film e poi vado a vedere alla fine che cosa ha fatto con ansia per non soffrire. Allora, è una questione di sofferenza. Viviamo un momento complesso e ti dico che i due anni di Serie A, senza dare responsabilità e colpe, comunque hanno lasciato uno strascico di sofferenza intima dentro al tifoso pescarese che in qualche modo bisogna ancora digerire. Quindi fammi capire, era meglio non vincerli quei campioni. Per l'amor di Dio, no, non andare in Serie A. Andrea, sai cos'è la frustrazione di cui parla Gianluca? È proprio del tifoso, cioè il tifoso arriva in Serie A e se la vuole godere questa Serie A, sia l'anno stesso che gli anni successivi, quindi cerca di mantenerla. Quello che probabilmente, ma Daniele penso che l'abbia anche ammesso, è stata la strategia della gestione del mercato della Serie A, il primo anno soprattutto, cioè le squadre che sono rimaste in Serie A negli ultimi anni, che sono salite da Serie B, sono state sempre molto poche, perché sappiamo benissimo c'è un divario. Attenzione, no, c'erano due su tre. Gli errori sicuramente, se siamo retrocessi, sicuramente certo, sono stati fatti. Che, cioè, lo sai qual è il tifoso, no, cosa, però probabilmente ha ragione la dimensione giusta di questa società in questo momento è quel limbo tra Serie A, Andrea, e Serie B. Dobbiamo dircelo. Sì, dovremmo fare in modo di strutturarci per poter arrivare a stare un anno di due anni ma di sono sbagliate, ma è sbagliata la strategia, Andrea, perché se tu non mantieni il Verona di quest'anno è l'emblema, ma il Crotone di tre anni fa, anche il Lecce di quest'anno, la SPAL sono l'emblema di Si salva, certo, però sto facendo un buon campionato. Poi guarda che comunque scusa Riccardo, devo terminare, sennò è un riporto. Eravamo successo a novembre, cioè invece non era successo a novembre. E la strategia di mercato, se tu vendi lo zoccolo duro della squadra, lo vendi, perché vuoi monetizzare? Perché hai bisogno, in quell'anno probabilmente no, perché ti entrano tanti soldi. È chiaro che le premesse per non rimanere un altro anno in Serie A. Quindi secondo me quello che il tifoso un po' è frustrante è che la strategia purtroppo in questi anni è stata la stessa. Vado in Serie A, vendo il meglio che ho offerto in Serie B, cerco di trovare delle soluzioni, però... Pensate veramente che siano i risultati deludenti delle due Serie A il modus operandi a giudicare l'operato del presidente, oppure pensate che sia l'aspetto finanziario che il tifoso poi non bisogna fraintendere, non indico quello della curva, il tifoso in generale, pensa sono entrati tanti soldini perché abbiamo venduto la Padula, abbiamo venduto Verratti. Perché non sono arrivati risultati, Enrico. E dove sono andati a finire questi soldi? No, ma non credo questo. Invece penso che sia proprio questo movimento finanziario. Ma se arrivavano i risultati, Enrico? A creare... Se arrivavano i risultati? Non lo so perché non c'è la controprova. Però se arrivavano probabilmente... Questo interessa un movimento finanziario di una società di calcio che è in materia per pochi, sicuramente io sono l'ultimo a poter fare questo tipo di discorsi. Però questo esercizio contabile che si fanno gli sportivi da casa senza sapere nemmeno come funziona un SPA, non pensate che mettono in cattiva luce la proprietà?
Paolo. È assolutamente questo il motivo, stavo cercando di inserirmi perché tutti sembrano i depositari della verità, però tutti quanti andiamo a parlare nei bar, sentiamo le persone che parlano per la strada e tutti quanti dicono la stessa cosa, che è quella che hai sintetizzato tu benissimo, e nessuno di noi conosce la verità. Quindi questa si chiama sfiducia, esatto. Forse è la fine di un ciclo, esatto. Non lo sappiamo, diciamo soltanto che se c'è un sostituto di Sebastiani, che si faccia avanti, e altrimenti finiamola con questa tiritera. Innanzitutto non è detto che quando tu vendi un giocatore ti pagano subito, ma ti danno un po', poi ti danno un po' l'anno dopo, poi ti danno. Ma voi pensate che i tifosi dell'Atalanta, delle altre squadre sappiano quanto costa un giocatore, quanto viene ceduto? Ma quando un giocatore di un'altra squadra viene comprato o venduto, adesso dico l'Inter, il Milan, la prendi in una, ma io quanto ho pagato Young, io non lo so, ma fondamentalmente non me ne frega niente che Young va in campo e gioca. No, questo succede perché è una provincia piccola, perché tutti sanno tutto. Sì, ma tutti sanno tutto, ma nessuno sa niente. Però perdonami, il problema è che tutti sanno tutto, ma nessuno sa la realtà, che neanche io conosco. La Sapala. Però io sono stato giocatore, Riccardo. No? Anche molto forte. Grazie, ecco. Sei troppo gentile. Che sei un bel ruffiano. No, lo penso. Va bene, grazie. Credo che io giocatore ricevo un'offerta del Milan e può venire anche Sebastiani a casa mia. E no, ma io non ce l'avevo con i giocatori. Non ce l'avevo con i giocatori che sono andati via. Non è solo la società che decide queste cose. Sto dicendo un'altra cosa. Ragazzi, Enrico stava parlando di un clima di sfiducia che si è creato. Non capisco perché. Poi ci si aggiungono i risultati deludenti in Serie A. Fondamentali. Però come noi per esempio valutiamo. Sì, ma perché continuate a parlare di una cosa che è diversa da quella che dice Enrico? Scusa, perché questo è il punto, che si chiama sfiducia, oppure fine di un ciclo, e invece parliamo dell'Atalanta, del Milan, dell'Inter, non c'entra niente. Ivan, guardate che posso c'entra niente. Ivan, ricordate voi. Paolo, non è che cosa? La contestazione a Scibiglia è durata tutto il tempo della presidenza di Scibiglia. Il tema era Scibiglia, caccia i soldi, non credo che sia una novità assoluta in questo tempo. Ma ci sta, tutti vengono contestati, pure Berlusconi è stato contestato. Allora, siamo d'accordo Gianluca, qua c'è un presidente in Serie A terzo in classifica che è contestato da 10 anni, che lo ci sta, figuriamoci un po', non è quello il problema. Così come il problema dei risultati, secondo me è fondamentale, perché pensiamo alla partita del Cosenza. Tecnicamente una partita che, se noi ci riflettiamo un attimo, è stata di una bruttezza di errori, però ci ha entusiasmato perché sei emozionante. Poi perché hai vinto. La stessa cosa, se Sebastiani, a proposito dei discorsi delle cessioni, ma se poi arrivano i risultati, ma il tifoso nemmeno ci sta a pensare che perché comunque ha goduto di quella che è la sua aspettativa. Cioè, l'aspettativa del tifoso non è vendere o comprare un giocatore, è vincere e arrivare. Dovrebbe essere questo, dovrebbe. Certo. Però devo dirti una cosa. No, fammi sentire Paolo che non. No, perché secondo me dovrebbe. Lui è un uomo social e sui social. Dovrebbe essere così, ma purtroppo stiamo vedendo che nel caso di Sebastiani, ma anche di altri presidenti, non è così, perché a volte anche quando le partite si vincono, anche quando c'è un buon periodo, anche quando c'è un periodo in cui siamo andati anche in Serie A, poi che abbiamo fatto delle cose non positive in Serie A, stava dicendo Andrea Gessa, è anche giusto, ma anche in quel caso c'era la contestazione. Però rispondendo alla tua quasi domanda, ma oltre, secondo sì. Rispondendo alla tua domanda, lui ha toccato una parte. Lui chi? Fusilli, sì. Psicologica di questo amaro che è rimasto, che è vero che anch'io quando parlo con la gente fa, ma è meglio che non andiamo in Serie A, se poi andiamo ci facciamo cose, questo rimane, questo io onestamente non avevo mai riflettuto bene. Lui l'ha spiegato proprio Ed è normale. No, non è normale, perché per carità è normale, ma non è normale avere l'entusiasmo poi di andarci. Nessuno ha mai pensato che contestando per decenni i vari presidenti, chi si avvicina a questa società sapendo che un giorno toccherà a lui? Certo. O no? Anche questo, cioè, non si invoglia nemmeno. Però ecco, neanche dire non vado in A perché poi, cioè, è come quello che non si sposa perché poi viene lasciato, ma è una stupidaggine. Già gli imprenditori sono resti dentro il mondo del calcio. I ragionamenti che state facendo sono tutti condivisibili, perché poi nella vita in ogni cosa ci vuole un certo equilibrio. Però è anche vero che il calcio è l'espressione proprio dello squilibrio, cioè della grande passione,
della grande gioia, dell'abbattersi per la sconfitta. Sì, però Gianluca, è un po' la storia di questo sport. Lo dico, cioè, oggi, parto, non rischiamo molto perché altre piazze non hanno più il calcio. Ma non, sì, perché bisogna guardare piazze, chi sta peggio. Però altre piazze. Perché io non sono d'accordo di guardare quelli che hanno fatto peggio di noi. Guardiamo, come diceva Ivano, piazze come Benevento, anzi lo dicevi proprio tu, Benevento, Spal, Lecce, quelle bisogna guardare. Sì. Non siamo contenti di Bari, Catania, no, perché che, ad esempio Parma, che sono fallite per anni, no, però questo rischio, però il rischio è anche rischio questo, non lo sottovalutiamo, no, però, certo. No, io non lo sottovaluto assolutamente, ma però io ti dico, per esempio Parma, no? Per anni ci hanno detto che il Parma era il Parma perché c'era Parmalat, poi si è scoperto che Parmalat era una delle più grandi truffe, certo, della storia dell'umanità, però voglio dire è ripartita da quell'esperienza e oggi è nuovamente una realtà, non dico pari a quella di prima, ma comunque che in Serie A sta facendo, anche grazie a un tecnico pescarese, cui siamo orgogliosi, grande da Rezza, delle un'ottima figura. Io credo che sia un momento contingente. Se ci fosse un atteggiamento, come dire, un po' meno ostico da parte, diciamo, della tifoseria, e anche un sorriso in più da dei rappresentanti della società, si può ricostruire tranquillamente il clima. Io non vorrei che adesso passasse sereno, perché sennò il passaggio che ci riferiamo alla curva, qui parlo della città, dell'ambiente, perché sennò per questo è espresso che lui ha colto bene, un po' psicologica, ma che è proprio, come dire, una sorta di paura interiore. Uno ci scherza, ma io personalmente, pur avendo 51 anni, l'anno della Serie A ho sofferto come un cane. Ma chi è che non ha sofferto? Chi è il tifoso vero mi soffre? Mi è passata dopo 18-24 mesi la sofferenza. Forse, cioè, non ti è nemmeno passata. No, ma avevo quasi, come dire, però ci vuoi tornare, certo, in Serie A, come tornare, tutti, no? Ma certo, poi, che ci voglio tornare. Poi se si fanno altri discorsi. No, Andrea, certo, ti chiedo solo, tornare, voi come state vivendo questa situazione? No, ti ripeto, per fortuna il presidente ci lascia sempre in disparte da questo punto di vista, cerca di scindere le cose, dice sempre voi pensate andare in campo tranquilli, che insomma è la cosa che preme a tutti, è il bene del Pescara, quindi da quel punto di vista cerca di scindere le due cose, ed è chiaro, l'unica cosa forse è che magari durante la partita, ancora prima di finire, a volte io lo noto che la squadra si impaurisce comunque sentendo la contestazione, perché i ragazzi, alcuni sono giovani e vuoi o non vuoi, è vero che uno dice in campo, uno pensa a giocare, ma un orecchio ce l'hai, certo, in qualche modo. Poi in mezzo a tutto questo calderone eviterei, si è andato dentro anche Vincenzo Marinelli. Perché qualcuno sostiene, almeno sui social, non so se ne siete a conoscenza, che abbia fatto un gesto a fine partita dal campo verso la curva, e questa è una menzogna, perché abbiamo rivisto tutte le immagini di Dazon dall'inizio alla fine, non è successo niente. Marinelli ha festeggiato nell'ultima partita in casa, e quindi intanto è un galantuomo, non si sarebbe mai permesso di fare un gesto non elegante, ma soprattutto non è vero. Quindi chi ha messo in giro questa voce, additando Marinelli poi di scarso attaccamento ai colori, quando Marinelli è un po' la storia del calcio pescherese ed è una delle figure più rispettate a livello internazionale del calcio pescherese, vuol dire proprio che siamo fuori di testa. Andiamo in pubblicità e poi ultimi 10 minuti di trasmissione, a tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare.
IZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Adri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Torniamo in diretta per gli ultimi 6 minuti di trasmissione. Andrea Costantini, oggi notizie di mercato, è spuntato un nome nuovo per l'attacco del Pescara. Sì, è spuntato il nome di Cristian López, attaccante spagnolo, classe 89, una notizia diffusa dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Qui abbiamo delle immagini, López ha giocato nel campionato di seconda serie degli Emirati Arabi, in precedenza è stato tesserato per delle squadre della Ligue 1 in Francia, tra cui l'Angers e il Lille. Qui abbiamo raccolto alcune immagini di alcuni suoi gol, è un centravanti, discreta struttura fisica, bravo anche sui palloni alti, quindi insomma c'è anche questa ipotesi. E poi restano i nomi che in parte sono suggestioni, è bene a farci vedere questi nomi, perché è stato il tam-tam di oggi di questo López di cui si parla, quindi abbiamo visto che sa fare anche gol, quindi... Però non lo conosco, quindi voi lo conoscete? No. Ma pure Edmar fa 300 gol. Allora, Salernitana, Trapani, Andrea? Siamo sempre sull'1-0 per la Salernitana, siamo a metà del secondo tempo, decide ancora il gol di Djuric. A Reggio 1-0 tra Regina e Ternana, mancano 7 minuti. Vediamo la classifica aggiornata con l'eventuale vittoria della Salernitana, che balzerebbe, credo, al terzo posto in classifica, dietro... Allora, Benevento al primo posto, 54 punti, poi Crotone e Frosinone al secondo e la Salernitana con 36 punti. Noi alla classifica non è che non diamo poca importanza, la leggeremo a marzo-aprile, quando forse ci dirà
con tutti i problemi che abbiamo avuto e abbiamo elencato, siamo davanti a Chievo, Ascoli, Pisa, Empoli, non guardiamo mai Cremonese indietro. No, ma guarda quante squadre sei comunque davanti. Un punto dai playoff. Allora, l'ultimo giro con i nostri ospiti. Parto da te, Riccardo, perché come sempre hai parlato più di tutti, quindi in pochi secondi. Venerdì c'è un'altra partita, questa sera abbiamo fatto un discorso ad ampio raggio che forse servirà a ben poco, perché diceva bene prima Paolo, se si ha fiducia si guarda con più ottimismo tutto, altrimenti la lettura non è oggettiva, se vogliamo. Venerdì viene il Cittadella, bestia nera del Pescara, non si vince da una vita. Ieri c'era anche Foscarini al campo di Chiavari. Foscarini. Telegrafico, sì. Si vince, abbiamo risolto tutto. Ecco, questo ci preoccupa ancora di più, se detto da te. Scherzo. No, perché? No, però sono partite. Questa Cittadella veramente è stata la nostra bestia nera. Però credo che la squadra assorbita questa trasferta, anche per le parole del mister che trasmette un po' di serenità, arrivare a veramente fare una partita convincente, perché i mezzi per me li abbiamo, quindi cambiare un po' il trend si può. Momento anche cruciale della stagione per capire a cosa andiamo incontro, Paolo? Cruciale forse è un termine forse eccessivo, però ci siamo quasi. Perché? Come periodo, perché poi c'è la trasferta di Crotone, poi in casa con l'Ascoli, insomma. È una fase molto importante, una fase molto importante, perché intanto il Cittadella è una squadra che è abitualmente ostica, rognosa nei nostri confronti, e poi perché io provo sempre a dare una lettura che non è necessariamente quella tecnico-tattica, perché lì ci sono allenatori, giocatori, qui abbiamo anche Andrea Gessa, quindi non mi addentro assolutamente in questi discorsi, però una lettura anche un po' sociale, psicologica, di comportamento. Se dopo due vittorie consecutive, addirittura qualcuno dopo la vittoria col Cosenza aveva parlato anche un po' in grande, secondo me in maniera esagerata, ma arriva la sconfitta con l'Entella, che se vogliamo ci può anche stare, viziata anche un po' da qualche episodio arbitrale, e ne nasce questa situazione di cui abbiamo parlato questa sera, non di Pescara infedele, ma anche di scelte di Le Grottaglie, Bruno, quell'altro e quell'altro ancora, mi viene da pensare che la partita di venerdì col Cittadella sia un crocevia molto importante, forse cruciale. Ivano, non sei dello stesso avviso, oppure pensi che sia soltanto una tappa di avvicinamento intanto alla salvezza, che resta sempre il primo obiettivo, anche per stare un po' più tranquilli? Io sono ottimista, perché nella continuità della discontinuità del Pescara dovrebbe arrivare una vittoria, no? Perché tanto il trend è quello. Rispetto al giorno d'andata siamo un punto in meno, quindi potremmo Cittadella l'avrei affrontato volentieri al tombolato, perché credo che le ultime tre partite l'abbia perso tutte e tre il Cittadella in casa. Ha un trend negativo in casa, come sempre storicamente il Cittadella fuori casa è molto molto temibile. Vediamo che succede anche con l'attaccante. Arriva qualcuno secondo te? Io credo che deve arrivare qualcuno che sia comunque un fattore, perché deve arrivare. Non è che la scelta sia molto appunto, allora bisogna, perché non è semplice, soprattutto i giocatori che devono essere anche abbastanza pronti, perché sennò aspettiamo Tumminello. Se devo aspettare Bocinov piuttosto che un altro, aspettiamo Tumminello, che è un signor attaccante. Gianluca, tu sei dell'avviso, per chiudere, perché conosci meglio di tanti altri la cruda in questo momento realtà del tifo, del calcio pescarese, che si può riaccendere questa piazza, solo questione di risultati? Io credo proprio di sì. Diciamo c'è un amore sopito che non vede l'ora di esplodere nuovamente. La partita di domenica. Pure l'anno scorso, scusami se ti interrompo, siamo arrivati alla semifinale e soltanto in semifinale c'è stato questo pubblico. Sì, però Enrico, obiettivamente non è, Pescara non si innamora solo dei risultati. La partita con il Cosenza aveva determinato quell'entusiasmo, perché negli ultimi 20-25 minuti si aveva visto una squadra propositiva che aggrediva l'avversario. Quella partita, per assurdo, anche se fosse finita 1-1, sarebbe stata comunque valutata positivamente. Quindi ci si vuole noi emozionare. Siamo sempre i figli, Enrico, noi siamo sempre i figli di Galeone, non è che, cioè, a me ha entusiasmato molto di più la Serie A con Galeone che quella con Zeman, i ragazzi che hanno cominciato con 23 trasferte fatte tutte insieme. Cioè, Pescara è una città piccola dove ci conosciamo tutti, abbiamo
vissuto le stesse esperienze, adesso siamo arrivati a 50 anni, ai nostri figli abbiamo magari raccontato quello, cioè c'è un vissuto sul calcio a Pescara. C'è un vissuto sul calcio a Pescara. Io temo la partita di domenica, quindi venerdì sera. Non faccio pronostici, ma non tanto per il dato positivo, perché la vinci. Invece temo per il dato negativo, perché se dovesse andare male comincia a diventare complicato. Quindi incrociamo le dita, magari domenica forse è il caso di mettere anche un po' da parte l'aspetto della contestazione e pensare al risultato, tanto poi al 90esimo c'è sempre tempo, al 90esimo c'è che si sostenga tempo la squadra, no? Di esprimere la propria opinione. Cioè. Considerato, come diceva Andrea, che probabilmente c'è anche un aspetto psicologico di qualche giocatore magari più giovane che queste cose le soffre, quindi magari per il bene del Pescara al 91esimo poi si può contestare quanto si vuole. Credo che sia un crocevia importante, non tanto per la campionato, i playoff, ma quanto per la paura che potrebbe in qualche modo prenderci tutti nel caso in cui il risultato non sia positivo. Andrea, intanto ti ringrazio doppiamente, perché non è un momento facile, quindi metterci la faccia in queste occasioni. Grazie, non è sempre facile. Voglio solo chiederti, continuità è una parola grossa per la squadra, continuità di risultati? Beh, è chiaro, è il nostro obiettivo, quello è il sicuramente dai risultati trovi giovamento, trovi sicurezza. Intanto Palmiero recupera, sì. Sì, sì, assolutamente. Busellato invece. Busellato dovrebbe rientrare domani. Non lo so se per venerdì sia a disposizione, ma sicuramente per quella dopo. Per Castanos invece c'è il rischio che possa star fermo. Castanos domani farà ulteriori esami, ma credo che sia una questione muscolare, quindi... Adele, lungo dei genti, quello che vedremo prima, parlo di Balzano, Ciocef, Tuminello, qual è quello un po' più vicino? Ma Antonio Balzano sì. già si sta allenando con noi da... Lui vuole Sansovini. Allora rientro anche io. Certo. Ma Pac sta giocando anche bene. No, ma cioè... prende Boicino, no? Non puoi prenderlo. Non lo puoi prendere. Ieri sei anche infortunato, facciamo vedere a Sansovini. C'è anche da dire una cosa, Andrea. Sì, no, dicevo che comunque Antonio si sta allenando la scorsa settimana, diciamo differenziato, ma comunque è in gruppo. E io credo che sia quello più imminente. Tuminello va valutato perché deve ancora rientrare in sede. Busellato io penso che appunto sia questione di momenti. Ciocev è ancora fuori sede, è da valutare. Insomma, infermeria sempre piena. Purtroppo non siamo fortunatissimi. Dimmi Riccardo. Venerdì è una buona occasione perché è San Valentino, il tifoso va allo stadio, si porta anche la moglie. C'è un'iniziativa, vero Andrea Costantini della Pescara Calcio? Sì, c'è un'iniziativa perché in caso di acquisto congiunto da parte di una coppia o presso il Pescara Store o il giorno della partita anche al botteghino, il biglietto ridotto donna è al costo di 5 euro per tutti i settori. Quindi stai a posto tu, sì. Grazie ad Andrea Gessi, in bocca al lupo ovviamente voilà, per la partita di venerdì. Grazie a Gianluca Fusilli, che ti rivedo sempre con piacere, quindi speriamo a fine campionato di ridere, di sorridere. Grazie Ivano. Ciao Enrico, grazie a te. Ti seguiremo sempre dalle colonne di Tutto Sport. Grazie a Paolo Snibaldi, che ormai è un amico qui in studio. Grazie a te Riccardo, ci vedremo lunedì prossimo. Andrea, ci salutiamo quindi anche dalla regia. Sì, e salutiamo anche Bepi Pillon, Enrico. Sì. Pillon che è in partenza per Lamezia e domani all'incontro appunto con il Cosenza. E sarà contento il nostro Gaetano Terrio che lo andrà a trovare. Grazie, sempre 1-0 comunque a Salerno, sì. E 1-0 nei minuti di recupero a Reggio tra Regina e Ternana. Grazie a Loris Bennato, a Stefano Recanati, a Maurizio Deguin regia. Ci vedremo lunedì prossimo. Grazie per averci scelto.